Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video di prodotti da recensirvi. In questo video vi recensisco prodotti per il trattamento e l'imbellimento delle unghie. C'è un olio, ci sono degli smalti, c'è un base coat, un po' tutto. Giù nell'info box ovviamente trovate la lista dei prodotti che vi sto per recensire, quindi partiamo subito. Primo prodotto di cui voglio parlare ovviamente è la base. Questa è della Bottega Verde, della linea Manicure, si chiama trattamento rinforzante con estratto di bambù per unghie che si sfaldano. Allora, qualche altra informazione. Smalto trasparente che rende istantaneamente più dure e forti le unghie fragili e sfaldate, con estratti di bambù ricco di vitamine e sali minerali. È una confezione da 10 ml, come ovviamente tutti i prodotti per unghie. All'interno è di questo colorino rosaceo e ha un classico pennello piatto, ma comunque non a paletta, diciamo, classico pennello. Allora, come prodotto, come base in sé, quindi un prodotto che fa da base ovviamente agli smalti colorati, quindi non lascia penetrare il pigmento, crea una base per stendere poi il colore, è perfetto, non mi ha lasciato trapassare nessun tipo di pigmento importante come il blu, il rosso, il nero, e quindi come base mi piace tantissimo. In più ha un'asciugatura ultra rapida, veramente nel giro in cui io lo stendo sulle 10 dita posso già subito dopo iniziare la fase del colore, quindi la manicure, ovviamente i tempi della manicure si diminuiscono. Ha una durata a solo, quindi anche messo così come semplice trasparente sulle dita, sulle unghie, non sulle dita, ha una durata all'incirca di 4-5 giorni. Poi l'effetto lucido va un attimino a svanire, diventa un pochino più opaco, in alcuni punti si solleva e quindi ovviamente tipo alla base, perché io gioco sempre a fare così, si toglie e quindi ovviamente lo si va a rimuovere. Come base ho detto che è super. Ora parliamo del trattamento. Questo smalto trattamento rafforzatore, quindi promette di lasciare o comunque di avere un'unghia molto forte. Io ho delle unghie che mi si sfaldano, specialmente tipo questa. Ora c'è lo smalto, quindi è difficile a controllare, però sono le dita in cui batto di più sulla computer, quindi l'anulare della mano sinistra e l'indice e il medio della mano destra sono le dita che uso di più per scrivere al PC, quindi sono le unghie che sono più sotto sforzo. Questo smalto, quando d'inverno porto le unghie molto corte, giocando come sapete bene a pallavolo, bisogna avere delle unghie corte, perché altrimenti non ho dimestichezza con il pallone, rischio di farmi male. Mi hanno aiutato, nel senso che quest'inverno non ho avuto problemi di unghia fragile che si sfaldava, quindi si rendesse cipollosa, quindi si togliessero gli strati di cellule morte dall'unghia, quindi quel classico problema che ogni tanto può succedere, che si sfaldino le unghie. Ora che ho iniziato a farmele crescere, perché la pallavolo è terminata, l'anno sportivo è terminato, quindi io in estate cerco sempre di tenere le unghie, non dico lunghissime, ma belle da vedere, con la mano un pochino abbronzata e con le unghie un pochino più lunghe. Ha un attimo di difficoltà, ripetiamo sempre. Le unghie che si sfaldano sono quelle che io sfrutto di più al PC, a scrivere al PC, quindi è normale averle sfaldate. Io speravo che mi aiutasse un pochino di più, invece in questo caso purtroppo non mi ha lasciato soddisfatta. Per il resto, con le unghie corte è perfetto, ora con le unghie un po' più lunghe non tantissimo, però si ricorre ai rimedi.
Ora vi recensisco un prodotto di colore, è il colore che sto indossando anche oggi, è questo bellissimo arancione della Jayvone Milano, è un smalto per unghie, il suo colore è il mandarino 22B, è una confezione da 12 ml e ha un pennellino tondo, ha un pennellino tondo. Allora, è uno smalto cremoso, come si può vedere, molto pieno di pigmento, si stende facilmente, non lascia striature, a una sola passata si raggiunge il livello di colore della boccetta. Io, per avere un colore ancora più pieno, ancora più corposo, ne faccio sempre un paio di passate, però già a una passata lo smalto è comunque un colore bello pieno. Come durata, come asciugabilità, parlavo prima della fase di asciugatura, è abbastanza veloce, non rapidissimo, diciamo che in un paio di minuti la superficie è asciutta, entro 5 tutto il colore, tutto lo smalto si è asciugato, anche se è molto corposo come smalto. Ovviamente se si esagera con la passata, la si fa troppo grossa, amen, devi attendere un pochino di più, però se si sa dosare bene il prodotto, in 5 minuti lo smalto è asciugato. Come durata però, dopo tutti questi pregi, colore stupendo, colore vivo, colore bello, effettivamente a me piace tantissimo, ha una pecca, non dura più di 3 giorni senza top coat. La scorsa settimana l'ho messo senza top coat perché andavo di fretta, quindi una sola passata e via. Io di solito cambio lo smalto il sabato. Già martedì, lunedì ho detto vabbè, posso resistere un'altra giornata, ma martedì l'ho dovuto togliere perché era inguardabile, pezzetti che andavano via, si iniziava a rovinare, era quasi tutte le unghie rovinate, quindi l'ho dovuto togliere. Per il resto, con un top coat la durata è perfetta, mi piace tantissimo, ma da solo non ce la può fare. Però il colore è veramente stupendo, un colore estivo che io metto anche in inverno tranquillamente, è bellissimo. Poi ha un bellissimo effetto anche sulle unghie belle piene, mi piace tantissimo. Abbiamo parlato di base, abbiamo parlato di colore, parliamo ora di imbellittimento delle unghie. Per imbellittimento delle unghie io non sono capace di disegnare, di fare nail art, eccetera. Ogni tanto però mi piace dare una vista differente sullo smalto. Di solito le faccio laccate, le posso fare opache e ogni tanto metto dei brillantini. Questo è di Catrice, si chiama, della linea Hello, è la linea Icon Nails, il numero 59, Keep Me I'm Cute. È uno smalto top coat, diciamo, stracolmo di glitterini, promette una durata di 7 giorni, ed è una confezione da 10,5 ml. Ha il sopra coperchio e il pennello è largo, larghissimo, piattissimo, bellissimo, mi piace tantissimo. Pieno di colore, si allarga perfettamente sull'unghia, non c'è bisogno di fare più passate, rilascia tantissimi glitter. Questi glitter sono per la maggior parte argentati, ma ci sono all'interno tantissimi glitter sul fucsia e sul blu. Quindi fa virare qualsiasi tipo di smalto verso un fucsia. La prima volta che l'ho indossato avevo un viola tipo fiorentina. Steso questo è virato tantissimo verso il fucsia, perché sono i glitterini che più predominano all'interno, però di per sé molto bello, cioè ha una varietà di sfaccettature di glitter molto bella. Ha un'asciugatura molto molto rapida, nel giro di un minutino il prodotto è asciutto sull'unghia.
E come top coat non mi fa impazzire perché si sentono sotto l'unghia tutte le sfaccettature dei micro glitter, quindi si sentono proprio a tatto, quindi non mi piace tantissimo. E poi da solo senza un top coat sopra ha una bruttissima riuscita, neanche 2 giorni, e questo prodotto me ne promette 7, quindi bellissimo l'effetto, falsità sul prodotto che dovrebbe durare 7 giorni. Ultimo prodotto per questo video è ancora un prodotto di trattamento, non è una base perché di quella già abbiamo parlato, ma è un olio. Questo è l'olio Nail Beauty Oil della Wycon, un olio nutriente, il numero 04. È un olio nutriente unghie e cuticole, no, non c'è scritto cuticole, quindi solo unghie. È una confezione da quanti ml? 6? 10 ml. Allora, lo sto usando ormai in modo continuativo tutti i giorni da 2 settimane. Questo è il livello che ho consumato, il prodotto che ho consumato. Come lo sto utilizzando? Sto cercando di fare, ho fatto un percorso di 2 settimane di trattamento urto per rinforzare le mie unghie. Di recente ho recuperato dei video di Michelinna in cui lei parlava di come far rafforzare le unghie post ricostruzione, quindi comunque delle unghie un pochino non più fortissime, che si sfaldano, eccetera, e parlava di avere un po' di costanza e tutti i giorni mettere dell'olio bordo cuticole e massaggiare fino al completo assorbimento, e poi ovviamente anche sull'unghia, con e senza smalto. Io per 2 settimane consecutive ho messo al bordo cuticole l'olio, l'ho massaggiato più o meno un minutino a unghia e poi ho massaggiato anche sul corpo effettivo dell'unghia. Allora, dalla mia base di partenza, come dicevo prima, comunque ancora 3 unghie sfaldate, ma quando sono partita ne erano 5. Quindi ne ho recuperate già 3, già 2, ne devo recuperare altre 3. Si sono rafforzate molto e ho visto il cambiamento proprio effettivo in queste 2 settimane di utilizzo. Continuerò a utilizzare il prodotto in questo modo, cioè non tutti i giorni, una volta sì, una volta no, un giorno sì, un giorno no. Continuerò a fare questi piccoli step di idratazione unghie per rinforzare ancora di più e poter far crescere ancora di più belle le mie unghie. Nulla, null'altro. Lascia un pochino la sensazione, ovviamente un olio, ed ha un profumo di limone. Dovrebbe esserci anche del limone, suppongo, però si sente proprio. Ok, questi prodotti di manicure che ho provato nuovi che ho provato nell'ultimo periodo, spero che queste recensioni ti siano state utili. Io nel frattempo ti invito ovviamente a iscriverti al mio canale se non vuoi perdere i prossimi video. Se ti è piaciuto questo video, ovviamente supportami con un pollice in su. Io ti auguro una buonissima giornata, un bacione, ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!